si è approfondito la conoscenza di casi internazionali e realtà locali che già operano e progettano facendo propri i temi della sostenibilità ambientale e culturale nella giornata del 28 febbraio a Casa Cava a Matera, in un incontro aperto a tutti, in programma anche il 1 di marzo. L'iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, presente la città danese Aarhus, capitale europea della cultura 2017, prima a presentare un modello della sostenibilità legato anche al suo programma culturale che incoraggia la riflessione sul rapporto dell'umanità con la natura e fornisce ispirazione per come poter vivere in modo più sostenibile. La prima volta che sono a Matera, sono arrivato ieri sera con l'aereo e abbiamo fatto in serata un giro in città e ho visto i sassi ed è la prima volta che vedo qualcosa del genere, così straordinario. Siamo venuti qui per tramite un invito di Matera, del Comitato Matera 2019, e sono qui per presentare il nostro progetto dell'attuale capitale della cultura Aarhus 2017 e per parlare di sostenibilità, i diversi tipi di sostenibilità e come la sostenibilità può essere adottata sia da chi è un principiante nel settore sia da chi è già a un livello avanzato nel settore della sostenibilità e in che campi la sostenibilità può essere utilizzata, e penso che Matera possa veramente fare buon uso del nostro programma, del nostro progetto per quanto riguarda la sostenibilità, perché ha molto da imparare e ha già delle ottime basi. Abbiamo cercato di coprire tutte le aree per quanto riguarda la sostenibilità, come il cibo e le bevande, così come la comunicazione, le infrastrutture, la mobilità e la comunicazione. È importante capire che il modello di Aarhus può essere utilizzato, però va adattato alle diverse città, alla diversa cultura e a tutto ciò che è già disponibile sul territorio. Il modello di Aarhus della sostenibilità è per noi un grande stimolo. Come sempre in passato per Matera è importante imparare e magari poi migliorare le buone pratiche applicandole in maniera originale. Credo che il racconto che ci è stato portato dai due esperti che hanno lavorato proprio per il modello di sostenibilità del 2017 in Danimarca sia qualcosa di molto affine a Matera e all'Italia più in generale. Quello che ci viene detto è che bisogna lavorare soprattutto sulle persone, sul fatto di fare in modo che la comunità sia capace di fare bene tutta insieme. Non si tratta di far fare a qualcun altro fuori da noi, diciamo così, il fatto di utilizzare bene il deposito dell'immondizia piuttosto che portarci del buon cibo, diciamo così, dal vicinato. Siamo noi che dobbiamo fare le buone pratiche, quindi in qualche misura il racconto di Aarhus conferma che il modello dell'abitante culturale è l'unico modello che può dare sostenibilità, intendendo con questa parola l'essenza stessa del lavoro culturale. Cioè, sostenibilità vuol dire comportarsi bene per migliorare la performance della propria città, della propria comunità. Quindi ciascun cittadino non è separato dagli altri, non lavora per avvantaggiarsi dagli altri, non è, come diceva Hobbes, homo homini lupus, cioè non va a caccia di qualcosa per cui ci deve guadagnare singolarmente, ma fa parte di una collettività che per stare veramente bene deve essere tale e quindi si deve ritrovare sui modelli di comportamento e attuarli quotidianamente. Il termine sostenibilità, che come diceva Rossella Tarantino nella introduzione ai lavori, ha delle declinazioni infinite, nasce appunto in relazione ai temi dell'ambiente, ma poi è stato sfruttato per tutta una serie di percorsi. Naturalmente sostenibilità ambientale resta un tema centrale, però in considerazione dei temi di Aarhus e dei temi che ovviamente l'amministrazione comunale sta affrontando, la sostenibilità diventa un parametro per valutare la qualità degli interventi e le conseguenze in termini di qualità della vita. Ovviamente declinare sostenibilità e cultura a Matera è quasi un passaggio obbligato per i temi della resilienza, ma direi ancora di più dell'antifragilità, si dice oggi, vale a dire
in relazione a quegli aspetti per cui un evento magari negativo viene sfruttato per uno sviluppo positivo. Quindi si va oltre la resilienza Matera, a mio avviso, ed è quello l'obiettivo che dovremmo perseguire. Siamo davvero entusiasti di questa opportunità, sarà fantastico rappresentare Matera 2019. È il frutto dell'impegno che abbiamo messo nell'organizzazione del Carnevale da tanti anni, quindi sono dal 2013 che organizziamo il Carnevale, abbiamo sempre avuto un'attenzione fortissima verso la riduzione dell'impatto dell'evento e oggi è arrivato insomma il suggello di questo impegno. Nel 2014 abbiamo avuto l'intuizione di dare nuovi significati alla maschera del Rumita grazie allo spunto che ci è stato dato dalla Cinestrazione Alberi del regista Michelangelo Frammartino e quindi lui ci ha fatto capire quanto fosse evocativa la maschera del Rumita e quanto rappresentasse in maniera splendida il rapporto che c'è in Basilicato fra uomo e natura. Quindi il passo è stato davvero breve, quello di far diventare il Rumita l'ambasciatore di un messaggio ecologista che è la volontà di ristabilire un rapporto antico con la terra.